Vediamo cosa ci offrono in questo posto messicano. Zucchini al freddo. Non ho mai visto niente del genere, proprio tribale, selvaggissimo. Se noi in Italia chiedessimo dei soldi per tutte le cose da fotografare, saremmo il paese più ricco del mondo. Amici, benvenuti. Amici, benvenuti in un nuovo video. Bentornati in Messico. Ho un po' di novità da raccontarvi ora. In questi giorni abbiamo studiato un po' l'itinerario da fare per andare a fare le nostre escursioni. Siccome il Messico comunque è un paese con tantissima storia e tantissime cose naturali da vedere, abbiamo fatto la nostra, tra virgolette, analisi di mercato e abbiamo capito che, siccome a noi ci piace il brivido e soprattutto anche spendere meno, abbiamo deciso di affittare una macchina per 3 giorni e girare nei dintorni. In questo momento ad esempio ci troviamo a Playa Acumal, una riserva naturale dove si possono vedere le tartarughe. Comunque, per ora la guida turistica ci aveva chiesto, per fare questa escursione più l'esplorazione di un cenote, costava all'incirca 150 euro a testa. Invece per adesso solo fare la parte delle tartarughe ci è costato solo 25. Vediamo se poi a fine giornata ci è convenuto o no. Piccola curiosità, Acumal nella lingua antica dei Maya vuol dire proprio posto delle tartarughe. E grazie all'intervento dell'uomo in questa piccola baia si sta ricostruendo parte della barriera corallina, dove oltre alle tartarughe si possono trovare anche tantissimi tipi di pesci, come Dory della ricerca di Nemo. L'unica pecca però è che è un posto davvero turistico. Però cerchiamo di guardare il lato positivo. Cartelli pubblicitari alti come palazzi. Ah no, anche però. Sì. Grazie. Siamo arrivati alla seconda tappa di questa prima giornata. A Playa Acumal è stato veramente molto bello vedere comunque le tartarughe nuotarti vicino. Però è stato un po' triste vedere che comunque c'erano un casino di persone vicino. E sì, alla fine è una cosa turistica, però la prima volta che ho visto le tartarughe marine è stata veramente una bella esperienza. Ora siamo venuti nel primo cenote e la storia dei cenoti è veramente affascinante, ma ve la racconterò nel prossimo video, perché andremo a Chichen Itza e vedremo altri cenoti un po' più belli. E pensate che per entrare costa 17 dollari a testa, però per registrare con GoPro, per avere anche l'accesso per registrare con il drone, ti fanno pagare la bellezza di 30 dollari. Ora andiamo a esplorare questo cenote, andiamoci a tuffare. Ora, questa ve la spiego perché da questa clip qui non si è capito tanto. Praticamente, la vedete questa schiumetta qui? Qui sotto c'è una tipa che un secondo prima che ci tuffassimo noi si è tuffata senza guardare nessuno. Infatti, se torniamo un attimo indietro, si può vedere come la mia faccia, già impaurita dall'acqua nera dove ci saremmo tuffati, si trasforma in vero e proprio terrore, in questo caso qui, quando capisco che sicuramente saremmo finiti sopra quella tizia là. E infatti Lenia ci è finita proprio con i piedi sopra la pancia, ma per fortuna la tipa aveva il giubbottino quello salvagente per evitare di affogare, perché non sapeva nemmeno nuotare e probabilmente il giubbottino ha attutito il colpo. Comunque, incidenti scampati a parte, la storia quella affascinante ve la racconto il prossimo video, però posso dirvi che cenote sono queste grotte o buchi o canali sotterranei fatti di roccia calcarea e costituiscono la risorsa d'acqua dolce principali per questa zona del Messico. Nel sottosuolo la maggior parte sono collegati fra loro creando dei veri e propri fiumi sotterranei e infatti sono pericolosissimi e vi dico anche che sono veramente spaventosi. Spaventoso, guarda, ci sono i pipistrelli. Però è tutto illuminato alla fine. Ma io non vado figlio. No. Poi è pericoloso perché magari c'è sia la roccia da ora sotto. Ora mi devo buttare da sto buco. Nessuno? Bello, caratteristico. Considerate che comunque i cenote in Messico dovrebbero essere una delle attrazioni di maggior successo, perché
sono belle. Questo era abbastanza piccolino. Ora ci spostiamo, andiamo verso Tulum, andiamo a mangiare qualcosa di caratteristico. Mamma mia, fa un cazzo di caldo. E comunque questa parte è proprio come me lo immaginavo, il Messico. Tutti i chioschettini con vie sterrate. Bellissimo. Vediamo cosa ci offrono in questo posto messicano. Guarda, living pizza, zucchini al freddo. Bowl. Tropican bowl. Cosa c'è dentro? La frutta, semi di chia e semi in generale. Tutti frutti summer low. Tutti frutti summer low. Ananas, papaya, banana, cocco. Questo invece è un bel avocado toast. Molto molto buono, però mi aspettavo una cosa un po' più tipica messicana. Quindi dobbiamo andare alla ricerca di qualcos'altro, secondo me. Mio Dio, che caldo! Allora, uno dei motivi principali perché siamo venuti a Tulum è qui alle mie spalle, in cui c'è una delle statue più famose di Tulum e del Messico. Si chiama Vena la Luz, fatta da Daniel Popper. Una statua fatta tutta in legno e corda, che sinceramente non so bene cosa stia a significare. E comunque l'ingresso per fare la foto costa $3 a testa. Ci sta, dai. Tutto questo mi fa pensare al fatto che se noi in Italia chiedessimo dei soldi per tutte le cose da fotografare, saremmo il paese più ricco del mondo. Poi googolando ho trovato che il simbolo di questa donna maestosa con gli occhi chiusi e il petto aperto all'altezza del cuore sta a simboleggiare l'importanza dell'ospitalità e l'accoglienza rivolta a tutti, ma soprattutto ai visitatori di Tulum. Comunque super particolare, ma soprattutto si presta a foto super instagrammabili. Madonna, questa Tulum è veramente una grande scoperta. Bellissimo! Che sfiga tutte queste alghe quest'anno. Secondo me sarebbe stato veramente paradisiaco il mare. Comunque questa parte di Tulum, che dovrebbe essere Tulum Beach, è veramente una ficata. Bellissima. Se siete da queste parti passate di qui. Ed è anche molto affascinante vedere le differenze che ci sono tra i centri città e le parti più turistiche. Ecco, credete sempre in questo, nel karma. Sì che li fanno bene i muri con i vetri. E comunque credo che qui veramente siamo in una parte super turistica del Messico. E infatti siamo venuti in un albergo che abbiamo visto su Instagram, che sembra molto molto caratteristico, molto particolare, direi un po' tribale. Bugia, l'ingresso costava minimo $50 a testa. Piccolo salto temporale, perché tornando a casa e avendo di nuovo internet abbiamo scoperto che a fianco al bar c'è un bellissimo museo di arte moderna. E l'ingresso sembra già bellissimo. Ah, can we take a picture with the... Bellissimo, ti fanno entrare scalzo, ti devi togliere le scarpe ed è proprio mistico, veramente ti sembra di stare proprio in un nido di un uccello. Non ho mai visto niente del genere, proprio tribale, selvaggissimo. In questo periodo c'era una mostra di un'artista colombiana che più che essere una mostra era un'esperienza sensoriale che ti riportava al mondo Maya.
Bellissimo, tappa veramente consigliata. Il posto si chiama Sphere Ic, staccato. Anche e soprattutto se vi piace fare foto per Instagram, è un posto veramente pazzesco. E a differenza del bar, almeno questo costa 10 euro e almeno racconta una storia. Comunque Tulum, veramente stupenda, da tornarci per forza e visitarla con calma, perché è bellissimo, veramente bellissimo. Bene amici, questa prima esplorazione del Messico per oggi è finita, perché il caldo ci ha veramente distrutti. Esperienza veramente positiva con la macchina. Per ora abbiamo fatto più o meno il conto delle escursioni che avremmo fatto oggi e quanto avremmo speso, e abbiamo speso effettivamente la metà. Ovvio c'è l'inghippo di guidare, però a me non pesa, come potete aver visto in America se avete seguito i video americani. Se non l'avete fatto, andateveli a recuperare. Se non volete perdervi i prossimi episodi messicani, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo settimana prossima. Ricordatevi che vi voglio sempre bene. Ciao!